siamo a San Beach Comics e parliamo di scuola internazionale di comics. Il fumetto è arte, ma soprattutto è cultura. È cultura classica. Sì, ma il fumetto è anche professione. Noi siamo una scuola professionale, facciamo fumetto, illustrazione, poi abbiamo tutta un'area game, web design e grafica. Ci occupiamo non solo di dare elementi, diciamo, didattici, quindi insegnare la prospettiva, insegnare l'anatomia, insegnare lo storytelling, ma cercare di capire, in base alla sensibilità e alla tecnica dei nostri studenti, dove c'è quella fetta di mercato che può rendere una passione, una cultura, può renderlo un mestiere, e dare la capacità ai nostri ragazzi di poter fare questo per il resto della loro vita. I docenti della Scuola Internazionale di Comics sono tutti professionisti, cioè non puoi insegnare all'interno della nostra scuola se non è un mestiere per te. Cioè, se tu non fai solo l'insegnante, ma devi essere anche un fumettista, un illustratore, un web designer, eccetera. E quella è la domanda più frequente che ti fanno i ragazzi quando in cui si presentano davanti a te per poter poi imparare? Allora, guarda, forse la domanda più usuale è sui loro disegni, perché arrivano sicuramente con la passione di fare i disegni, però con un certo grado di ingenuità tecnica, dico, e soprattutto con una specie di insicurezza. Diciamo che sono tutti allo stesso livello quando iniziano, cioè hanno una grande passione, però vanno sistemate quelle cose che poi rendono il disegno professionale. Quindi diciamo che la domanda è sulla loro insicurezza, ma la scuola fornisce proprio questo, fornisce delle competenze tecniche per fare in modo che questa insicurezza, non dico si dilegui, però quantomeno si impari a convivere con una sorta di insicurezza fino a ridurla. Mitch Comics, un artista veramente interessante. Allora, parlaci intanto della tua arte e della passione di questa, che è un lavoro. Esattamente, è diventato un lavoro. Aspetta che mi sposto. Questi sono quadri con tre stili diversi, tre tecniche diverse. Questi due sono fatti con collage applicato su tela e poi dipinto a mano con acrilici e vernice spray. Questi altri due, compreso questo, sono stampati, lo sfondo è stampato su tela, il resto tutto dipinto a mano con acrilici e bombolette spray. Quest'altro ti faccio vedere di qua, sempre base stampata e sopra dipinto a mano con vernice spray acrilico. Tutto il resto, tutti gli altri quadri sono più in uno stile pop art, mentre questo si avvicina più a uno stile street art. E vediamo soprattutto che c'è Disney di mezzo. Solo esclusivamente Disney. Io lavoro principalmente con i personaggi disneyani. Sono laureato in Accademia di Belle Arti in fumetto e illustrazione. E ho avuto sempre l'amore e la passione per i personaggi Disney. E oltre a questi, poi ovviamente mi cimento anche in tutto ciò che sono sempre personaggi, characters di fumetti e personaggi di cartoni animati o videogames. E un consiglio che daresti a un ragazzo quando cui vedono quadri? Un ragazzo che vuol vedere o che vuol disegnare. Che vuol disegnare, deve disegnare, tanto, 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 tanto. Comics, siamo con Vincenzo Turturro, un mondo di fumetti, ma soprattutto di fumetti disegnati, realizzati. Sì, sono uno della vecchia scuola, mi piace ancora sporcarmi con i colori e seguire le vecchie tecniche. Naturalmente sono cresciuto leggendo diciamo fumetti della prima generazione e naturalmente pian piano mi sono evoluto, però la voglia di comunicare è alla base di tutto questo, cioè al di là della tecnica, della bravura o di quello che piace o non piace, c'è l'esigenza di comunicare e di lasciare un messaggio sperando che qualcuno lo colga, insomma. Abbiamo visto due fumetti con un tema importante, parliamo della guerra. Ahimè, la verità, la storia di questo fumetto che si chiama Liberati è abbastanza lunga. Lo studio ha richiesto circa 4 anni di lavoro. Poi la stesura del primo volume ci è voluto praticamente un altro paio d'anni. Cioè tutto questo è successo prima degli eventi contemporanei della guerra dell'Ucraina, eccetera, eccetera. Ahimè, purtroppo, poi è diventato un tema molto caldo e contemporaneo e naturalmente può risultare piuttosto saturo in questo periodo, perché i telegiornali, le radio, i media in genere
ne parlano così tanto che la gente forse non vuole più ascoltarne. Però questo è un lavoro che viene da lontano. Perché ho fatto Liberati? Perché parliamo di storia, e naturalmente i ragazzi avvicinarli alla storia è piuttosto difficile. Volevo trovare un modo facile, fruibile, diretto per i ragazzi, in modo che il messaggio fosse facilmente digeribile, e quindi bypassare i libri di storia, eccetera, eccetera. Si parla di fatti veri, non sono realmente accaduti, e le persone che l'hanno raccontato ormai non ci sono più, perché ormai è passato il tempo. Però i due ragazzi, i personaggi, sono inventati. Tutto quello che accade intorno è vero, ma i due ragazzi sono inventati, perché in qualche modo ho trasposto il mio io all'interno dei personaggi, che si fanno delle domande. E queste domande naturalmente all'epoca non trovavo delle risposte mentre facevo il fumetto. Cosa avrei fatto io mentre c'era il fascismo? Sarei andato da una parte, sarei andato dall'altra? Avrei fatto il glissato fra le due parti? Oppure cosa avrei fatto quando i tedeschi ci hanno invaso? Sono tutte domande che non trovavo risposte. Con gli eventi purtroppo che sono successi dell'Ucraina, che hanno preso allo stomaco tutti noi, qualche risposta l'ho avuta. E soprattutto la propaganda. La propaganda che veniva utilizzata già all'epoca, ancora oggi con mezzi diversi viene utilizzata in modo forte, perché noi sentiamo una parte delle informazioni e in Russia ne sentono un'altra. Il taglio delle informazioni. Cioè, sono tutte cose che sono successe anche all'epoca e che stanno risuccedendo. La storia sembra quasi non dimenticarsi di quello che è accaduto, te lo ripropone in forme diverse, ma te lo ripropone. E l'ultima cosa, abbiamo visto che un colore molto delicato, acquerellato, una tecnica veramente particolare nel fumetto, perché abbiamo notato appunto questi due colori abbastanza delicati, ma soprattutto ben delineati, abbiamo detto appunto, sei un po' stile classico. Allora, io nel tempo ho mixato un po' le tecniche, nel senso che vengo dall'acquerello, però nello stesso tempo mi piace un po' aggiungere dei dettagli che con le matite colorate, piuttosto che naturalmente definire con la china come passaggio finale. Perché l'acquerello? L'acquerello era quasi come disegnare direttamente per me, no? Quindi una volta messo a fuoco quello che doveva contenere la vignetta, divertirmi con i colori, enfatizzando il momento che viene raccontato, in qualche modo mi fa quasi entrare nella vicenda, e quindi mi sembrava la tecnica più giusta, perché come dico sempre, fra la testa, il cuore e il braccio e la mano non deve esserci niente. Se ci mettiamo un mezzo tecnico come il computer, le cose sembrano un po' filtrate, un po' amalgamate, no? E a me piace invece che si riconosca in qualche modo la mia tecnica, il mio tratto, insomma. Questo è quello che negli anni ho maturato. Ognuno però è libero di fare quel che vuole, perché nell'arte, la bellezza dell'arte è che ci sono tanti modi diversi di raccontare le cose, e che hanno tutti la loro bellezza, non è solo. Siamo a San Beach Comics e siamo con Marina Mundo, disegnatrice. A questo punto, prima parliamoci, ci descrivi chi è Marina Mundo? Allora, Marina Mundo, io sono una fumettista e illustratrice pugliese, vengo da vicino Bari e in realtà faccio molte cose nella mia vita differenti, e oltre a essere fumettista e illustratrice insegno anche, sono docente sia alla scuola pubblica con una materia che è un po', diciamo, lontana da queste cose, però poi nel privato comunque insegno fumetto a una scuola pugliese di fumetto che si chiama Grafite. A questo punto parliamo della tua prima opera con uno sceneggiatore, ma i disegni sono tuoi e utilizzi la tecnica del bianco e nero. Assolutamente sì, mi sono, diciamo, nel mio corso di studi, anche io ho frequentato questa scuola di fumetto e questa qui è la variant, diciamo, del primo volume. E,
sono stata molto segnata dall'inchiostrazione. Quando a scuola abbiamo studiato inchiostrazione tradizionale, perché abbiamo iniziato giustamente con china e pennello, con la Santa Pazienza, sono rimasta molto segnata e in particolare ho cercato qui, nonostante io abbia comunque un'influenza manga, ho cercato comunque di fonderla leggermente, cioè ci sono degli accenni, però a un semirealistico. Mi sono ispirata comunque principalmente ai bonelliani, come stavamo dicendo prima, e quindi diciamo l'opera di riferimento per questo qui è stata Dylan Dog, sostanzialmente mi sono molto ispirata, insomma, ai bonelliani di quello stampo lì. E infatti vediamo che si utilizza molto la griglia, anche se poi in alcuni frangenti tenti a oltrepassare e l'immagine della griglia. Sì, sì, assolutamente, e mi piace farlo magari anche con i balloon, mi piace mettere i balloon oltre la griglia, mi piace che spacchino la griglia, e soprattutto magari questo nelle scene dinamiche, nelle scene di combattimento, dove mi ispiro comunque principalmente alla griglia manga, che quasi quasi non c'è, in realtà è una griglia un po' diversa, molto con tagli molto obliqui e insomma alle volte anzi quasi sparisce, se vogliamo. E invece i ragazzi a cui insegni fumetto, che cosa ti chiedono quando vogliono intraprendere a disegnare? Allora, premetto che insegno specificamente fumetto digitale alla triennale, quindi il corso per adulti. Cosa mi chiedono? In realtà un po' di tutto. Tra l'altro non insegno solo agli adulti, ma anche ai bambini. I bambini sono molto curiosi e... diciamo che ho notato una tendenza un po' a buttarsi giù ultimamente, soprattutto con i bambini, perché probabilmente abbiamo tanti stimoli ormai, no? Con il web, con i nostri insomma mezzi digitali, e io tendo a vedere questa cosa, cioè una persona non ha subito la pazienza di mettersi là e essere conscio che ci vorrà tanta costanza per crescere. Si tende a volere un po' tutto e subito, questa è una tendenza che ho notato, e io cerco sempre di ricordare invece sia ai ragazzi ma anche agli adulti che con calma, cioè giorno per giorno, è molto importante allenarsi, perché il talento magari ci può essere, ma se non viene comunque allenato giorno dopo giorno potrebbe comunque non portare a dei risultati sperati. Siamo a Beach Comics, San Beach Comics, e siamo qui con un artista. A questo punto ci parli delle tue opere, sono veramente meravigliose. Sì, certo, ciao, sono Daniela Carolina Piunti, le mie opere sono diciamo dei sentimenti, delle sensazioni, delle emozioni. Ognuna di loro rappresenta un'emozione. Io gioco molto col colore perché il colore lo reputo una forma di terapia. Quando tu guardi il colore acceso, i colori vivaci, ti mettono di buon umore. Allora io trasmetto il buon umore e creo per me il buon umore. Abbiamo visto effettivamente tanti colori brillanti, quindi c'è il sole. Sì, poi il sole. È rappresentato anche un pochettino l'immagine di San Benedetto anche. Sì, sì, qui abbiamo rappresentato l'immagine di San Benedetto appunto, e sempre con i colori perché giustamente è estate, e un po' di fiori ce li mettiamo sempre per richiamare un po' quelle che sono le mie tele.